discutere su internet sul fatto che sia conveniente o meno, sia giusto o meno riciclare il legno di pallet e soprattutto se sia dannoso per la salute oppure no. Ci sono diversi video anche che spiegano la cosa, ma volevo dire anch'io la mia in merito. Partiamo dal discorso se ci sono pericoli per la salute. Allora, qualche pericolo per la salute ci potrebbe essere. Ma vi spiego subito il perché. Se noi non sappiamo la provenienza dei pallet, quindi magari sopra ci hanno trasportato rifiuti chimici, rifiuti pericolosi, è normale che qualche rischio ci potrebbe essere perché il legno si potrebbe impregnare di quella sostanza. Per quanto invece riguarda i trattamenti che fanno i pallet, perché ovviamente per farli durare un bel tot di tempo, tanti anni per lavorarci, per lasciarli anche fuori sotto l'acqua, un po' di trattamenti dovranno un po' farli. Allora, i pallet sono trattati principalmente in due modi, chimicamente e con il calore. Quelli che vedete contrassegnati Con la sigla HHT, come in questo caso. che sta a significare high temperature, potete stare tranquilli dal punto di vista del trattamento perché appunto sono stati trattati solo con alta temperatura e quindi non chimicamente e quindi non sono dannosi per la salute. Ovviamente a quel punto bisogna vedere anche da dove provengono questi pallet e da quanto tempo sono in giro questi pallet. E poi bisognerebbe anche considerare che la cosa migliore sarebbe comunque utilizzarli per esterno, se costruite qualche panchina per l'esterno, fioriere come si fa in genere, o per mobili anche nel laboratorio, per scaffali o cose così. E questo diciamo che è più o meno il discorso salute. Cioè dopo bisogna valutare se si sa il pallet che percorso di vita ha fatto e come è stato trattato all'origine, allora si valuta se utilizzarlo oppure no. Dal punto di vista della praticità, dal punto di vista della praticità, allora, se il pallet viene utilizzato così com'è e viene modificato poco o niente, allora è comodo da utilizzare perché comunque con pochissimo sforzo otteniamo il nostro divanetto esterno, come anche la fioriera o la nostra panchina. E allora sì, potrebbe avere un senso perché è pratico da utilizzare. Se dobbiamo schiodarlo, ovviamente si sa, oltre al lavoro che bisogna metterci, per quanto possiamo ingegnarci, velocizzarsi e impratichirsi, però ci vuole comunque un po' di tempo, alcune assi si rovinano e quindi è problematico da quel punto di vista, nonché anche abbastanza faticoso, diciamocelo. Quindi lì viene subito da parlare del fatto che può valerne la pena, sì, a patto che il pallet sia gratuito. Cioè, se qualcuno ve lo fa pagare per utilizzarlo, a quel punto lì, se fate il conto che dovete smontarlo, comunque sia, anche se non lo smontate, dovete trattarlo, levigarlo, verniciarlo, impermeabilizzarlo e tutto il resto, per un legno che comunque non è di prima scelta, anzi, è resistente, va bene per l'esterno, però non è assolutamente di prima scelta, a quel punto mi direte, facciamo prima andare a prendere del legname di seconda scelta, comunque sia un legname di abete da costruzione o cose del genere, facciamo prima, alla fine il prezzo, se dobbiamo comprarci il pallet andiamo a prendere quello e almeno è già bello, sono già belle assi pulite, non bisogna schiodarle, non si rischia di rovinare gli utensili con i chiodi che magari non riusciamo a togliere tutti o ce ne dimentichiamo qualcuno al loro interno e anche questo è vero. Quindi in sostanza io dico il pallet l'ho utilizzato, lo utilizzo e continuerò probabilmente a utilizzarlo. Perché? Perché è gratis, nel mio caso. Utilizzo personalmente anche altri tipi di legno, altro legname recuperato, sempre a patto che però sia gratis, perché altrimenti se devo pagare vado dal grossista di legname, vado in una falegnameria che si occupa della distribuzione del legname e lo acquisto lì. Perché se devo pagare, allora a sto punto vado a pagare e vado a scegliermi anche il legno della qualità che interessa a me, il tipo di legno che interessa a me. Quindi finché è gratis, finché la provenienza sappiamo che può darci un minimo di garanzia sulla sanità del prodotto, io dico di sì. Ovviamente bisogna avere il tempo, se volete smontarli e metterli da parte le assi, porta via del tempo, e tanta pazienza, e un minimo di inventiva, di attrezzatura. Come potete vedere, in questo caso ho recuperato che buttavano via. Che ha questa struttura con queste assi, ed è già meglio che utilizzare un pallet. Il legno è bello pulito, sicuramente non ci hanno trasportato sopra niente di nocivo. E quindi può andare bene anche questo. Anche in questo caso, però, vedete, hanno messo le graffe e dovrò andare a rimuoverle perché quello che serve a me non mi servono e anzi mi danno anche fastidio. Quindi un po' di lavoro c'è anche qui. Quando si ricicla, d'altronde, bisogna mettere in conto che lo
lo si fa perché per la passione del riciclo e perché si risparmia, però ovviamente dall'altra parte dobbiamo metterci quello che è l'impegno da parte nostra. Come al solito, se c'è qualche domanda o se volete farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, non esitate a farlo e io vi risponderò al più presto. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.